oggi il nostro relatore, io direi che siamo proprio sul pezzo, perché ho sentito non molte ore fa al telegiornale come diventavano appunto i dati dell'Istat, e i dati dell'Istat ci dicono che la demografia italiana è in straordinaria sofferenza. Demografia, parole nuove che bisogna imparare, chiederemo poi evidentemente che ci spieghi le parole prima di entrare nel merito, perché le parole non sono mai scontate, anche quelle che sentiamo continuamente, il caso di andare a ripassare e a definire con esattezza il loro significato. Allora possiamo fare, perché quest'oggi abbiamo qui un, come dire, non dico milionario, però un grande competente in merito, che ha fatto ricerche a livello nazionale e internazionale, ha avuto collaborazioni con tante realtà dei vari paesi europei sul tema della demografia, sul tema della società e della prospettiva che la dimensione attuale e i trend di crescita o di decrescita e i percorsi che la realtà delle nuove società moderne prospettano. E noi non è che si faccia il futurologo, però è necessario capire quali sono le tendenze, esserne consapevoli e attrezzarsi in proposito. Lui ha studiato a Urbino, che ha una lunga tradizione di questi studi, è esperto in welfare, in temi demografici, di educazione, di pianificazione, attenzione, finanziaria. Io quando ho letto così ho detto, però vale, abbiamo un esperto che ci darà magari qualche dritta per la nostra pianificazione, dei nostri portafogli personali, qualche... Ha detto, accantoniamo questa ipotesi, perché io parlo di educazione finanziaria, ma consigli su come investire o come impiegare proprio non me la sento di darli. È un autore di numerosi studi e pubblicazioni sulla previdenza e la pianificazione economica e personale, come dicevo prima. Collabora con importanti testate, è impegnato in percorsi di educazione finanziaria per i cittadini realizzati in collaborazione con le pubbliche amministrazioni. Collabora e ha un piano di ricerca interessantissimo in corso con i sociologi dell'Università Cattolica, e soprattutto è impegnato per pensare, riflettere su Milano 2046. Quindi vedete che si riflette sull'oggi per cercare di capire nel 2046 una grande metropoli, che poi è la realtà di tutta una regione ed è il motore dell'Italia, quindi conoscere dove va la realtà milanese vuol dire in qualche misura intuire dove va l'Italia e poi dove va anche l'Europa. Ma mi fermo qui ringraziandolo di cuore, so che è già stato a Asola e ho riscontri molto molto positivi, ha detto ingaggiatelo anche voi perché è bravissimo. Allora il nostro piano. Grazie della presentazione, ma principalmente dell'invito. È un grazie che porto a nome anche di Alessandro Rosina, che è l'autore del testo per quale abbiamo così provato un po' a mettere insieme alcune riflessioni sul futuro. Quando sento queste presentazioni mi come l'obbligo innanzitutto di dire che faccio tante cose, non perché sia particolarmente intelligente, ma perché trovo poco. E come poco aiuta a poter giocare pensieri vasti e orari come quelli sul futuro. Ok, due piccole premesse e poi cominciamo. La prima mi spiace, devo dire una cosa un po' mi spiace. Pare che la prima parte di questo intervento metta ansia. Però secondo alcuni anche la seconda parte di questo intervento metti ansia. E quindi cercherò, e questo è il senso di questa fase,
cercherei di usare un tono anche meno greve del dovuto, perché già il fatto è che non scherzo mai su questo, di vedere tante persone che un afoso pomeriggio di domenica. Afoso. Narrativamente hanno stanchi, faticati, provati dalle mie convenzioni, hanno voglia di venire a discutere di sé e del futuro, è già una cosa meravigliosa. Quindi insomma cercherei di usare un tono un po' conversativo e non catedratico, anche perché bisogna avere fiducia nella tecnologia, anche perché veramente confuso, ma sai cosa può essere? Chi la giacca fa cosa sull'antenna, in questi casi si toglie la giacca, ci siamo proprio subito sintonizzato, usa per giustificare il fatto di aggiungere un po' testo che l'abbiamo fatto in meno. Allora, veniamo a noi, di che cosa parliamo oggi? Parliamo di noi, ed è la cosa più bella secondo me che si può fare, è parlare di noi. Non è un intervento autocelebrativo, non è un intervento nel quale parliamo di quanto noi siamo intelligenti, studiamo, facciamo, vediamo, ma è un intervento che parte da una considerazione semplice, che è questa: dove siamo, dove andiamo, che sta succedendo, questo strano mondo del quale non ci hanno consegnato il libretto di istruzioni, da dove parte, dove va, è un intervento che utilizza la demografia. La demografia è la scienza che studia l'andamento delle popolazioni prevalentemente per via quantitativa, ma i numeri sono sempre intelligenti di ragionamento. E noi così, attraverso un viaggio della contemporaneità, attraverso un viaggio dei popoli e in noi, cercheremo un po' di, non di capire, ma di mettere in comune alcune riflessioni che spero davvero non siano belle ma utili. Però partiamo, perché se no non si parte mai. E io potrei cavarmela dicendo che questo è un intervento abbastanza semplice, perché ciò di cui parliamo è il cambiamento. Se io prendessi più gelato tutti ne avete male, ma non sono veramente utile. No, non preoccupate, c'è sempre un piano B e se no mi metto lì. Ah, va bene, il piano B è che mi metto lì. Allora, la vita è uno spettacolo. Dunque, poi gli altri? Allora, io potrei cavarmela facilmente dicendo che ciò di cui parleremo è il cambiamento. Ma se dicessi questo direi una bugia, e io non amo dire bugie. Perché direi una bugia? Perché il cambiamento non è niente di sconvolgente, il cambiamento è probabilmente l'unica costante nella storia del mondo. È vero che noi ci sentiamo al centro di un grande cambiamento, ma se i miei genitori vissero durante la seconda guerra mondiale, e se penso a quanti cari hanno visto, e mia nonna fu la prima donna in una grande città italiana della Pente, e ci raccontava che quando per la prima volta i suoi vicini di casa la video salire in macchina, la nonna dice: ma va davanti, senti dire le male parole, perché non era possibile che una donna vivesse. Allora, questo per dire cosa? Che tutte le 50.000 generazioni umane si sono sentite al centro di cambiamenti. Ma, e ci sente un ma, nella storia dell'umanità ci sono dei punti particolari nei quali quello che succede è diverso da un cambiamento. È qualcosa di più grande e qualcosa di più ampio, quindi lo chiamiamo mutazione. Il termine mutazione è preso dal mutare di stato della chimica e della fisica, è l'esempio più banale, quello dell'acqua. Durante una pentola d'acqua freddissima sul fuoco è acqua a un grado 10, 20, 50, 75, 90 e 99. Ma poi basta una impercettibile unità di calore in più per il passaggio da 99 a 100, questa cosa cambia stato. E tu non puoi più cercare di guardarlo perché cerca di rendersi invisibile. E non si fa più contenere, ma cerca di espandersi. Ecco, secondo molti di noi questo è ciò che è successo alla nostra vita, perché noi siamo nati in un posto che si chiamava modernità e improvvisamente il 6 ottobre del 1973 siamo stati sbattuti in un altro posto che si chiama, per me postmodernità, per così la tardo modernità, per alcune contemporaneità, importa poco. Ma da qui comincia il nostro viaggio. E il nostro viaggio comincia quando siamo nati, in un posto che era bello nella sua lineare semplicità, perché la regola della modernità era una sola, e ci diceva: ehi, non preoccuparti, perché succederanno un sacco di cose nella tua vita, ma tutto quello che accadrà sarà meglio e di più di quello che c'era prima. Ah, che sollievo!
sapevamo che sarebbe andato a comprare un vecchio automobile dietro casa mia, c'è una Fiat, e sarebbe tornato con una Fiat più grande, e non c'era dubbio che questo avveniva. I previsori dei pollici crescevano e nelle case italiane in poco più di 10 anni aveva prima distribuito Ignis che toglie di torno il cubo di ghiaccio, poi arriva la lavatrice. E la famiglia italiana si venisce davanti alla prima centrifuga, non perché eravamo strani, ma perché quello non era un cestello d'acciaio con due blocchi di cemento, no, no, quella era la modernità che riduceva la fatica di trovare. Quello era il progresso che ti diceva: non preoccuparti, tutto quello che succede ti migliora la vita. Un antropologo indiano che reciterò fra 27 minuti, che si chiama Padovai, ci parla di quest'epoca come dell'epoca del traiettorismo, perché se è presente qui il futuro è sicuramente più in alto, e siccome per due punti passa una ed una sola meta, tu puoi guardare anche oltre il futuro e prevedere che non ci saranno più malattie, che vivremo all'infinito, che non lavoreremo più perché lavoreranno i computer, gli uomini saranno a contemplare la bellezza del mondo che resta. Questa meravigliosa euforia dell'infinito ci porta nel 1961 a mandare in orbita un uomo dell'Unione Sovietica che doveva vincere la guerra della produttività contro gli Stati Uniti, io e Gagarin, e 8 anni dopo portano i bambini con degli occhi immensi a vedere questa cosa, cioè esseri umani dell'America che saltella sulla Luna. Ma se riuscite non a ricordare, ma a rivivere quell'istante, quello non è un punto di arrivo per Melovie, quello è un punto di partenza, perché era evidente che saremmo andati su Marte e su Giove, perché la modernità è il luogo dell'infinito. 48 mesi dopo non andiamo più né su Marte, né su Giove, né su Saturno, perché è finita una cosa che non ci avevano detto che poteva finire, cioè la benzina. L'esito della guerra degli occhi blu del 1973 è che finisce la benzina, e nel finire la benzina è come se qualcuno ti spengesse la luce sulla traiettoria. Ma andiamo sempre avanti, no? Anzi, tiriamo indietro l'orologio di mezz'ora, il telegiornale comincia mezz'ora prima, perché? Perché bisogna risparmiare energia. E riusciamo a dipendere da tante parti, se è simpatico, da tante risparmiare è antipatico, ma il weekend dopo succederà qualcos'altro. E noi cominciamo improvvisamente a fare i conti con una cosa che ci sconcerta, proprio perché nessuno ci aveva detto che l'infinito poteva finire. Ma nella fine dell'infinito comincia un nuovo viaggio e un nuovo mondo. Scendiamo un po' con questa specie di tappeto volante e avviciniamoci a noi. Quali sono gli esiti di questa mutazione? Che cosa la nostra vita sta facendo, vivendo, sentendo di diverse tante cose? Io ne ho portate 3 esemplificative, perché poi entriamo proprio nella demografia della famiglia italiana. La prima cosa che è cambiata o mutata ed è strana è lo spazio. Che significa che è mutato lo spazio? Significa che noi non siamo mai stati così capaci di comunicare con persone distantissime da noi. E io ogni giorno posso parlare con Los Angeles, New Zealand e Londra, ma nell'acquisire questa capacità abbiamo perso la capacità e l'attitudine a comunicare con chi sta vicino a noi. E questo è il primo incantesimo strano. Io faccio questa vita qua, sono un uomo molto fortunato perché sono quasi un migliore in una città e incontro delle persone. Però diciamo che come effetti collaterali non positivi ne ho 2. Il primo è che vivo in un posto un po' strano che si chiama Carrozza 4, posto 18A di Destino Isolato. E il secondo è che ogni sera prima ero solo con i miei libri animati al mio livello, perché mi piace leggere, entro in un ristorante di una città diversa e vedo quello che mangiate. 4 persone che si invitano a cena, si siedono, vi sono in menù, ci mettono tanto a ordinare perché sembra sia diventato molto importante l'incantamento. Ma poi quando il cameriere va via con i menù, io posso chiudere gli occhi, contare fino a 3, e so che se li apro vedrò nuke. Perché vedo nuke? Perché dei 4 che si sono invitati a pranzo, tutti e 4 hanno tirato fuori lo smartphone e stanno digitando. Ma con chi stanno parlando? E la mia risposta più significa è con altre 4 persone che in un'altra città d'Italia si sono invitate già, ma non parlano fuori loro, perché parlano con chi? Con altre 4 persone che vanno e le faccio perché non mi voglio male. Attenzione, ci tengo a questo passaggio, questo non è brutto o bello, è diverso, e noi abbiamo radicalmente mutato il senso dello spazio.
Le figure che vedete tra l'altro sono, non perché non è anche nel momento, quella a sinistra è un uomo che non si accorge della meraviglia della natura, come perché sta digitando su. A destra, che è interessante, è la prima sperimentazione della segnaletica che stanno facendo a Stoccolma. I segnali avvisano i motori del passaggio degli automobilisti, e i segnali dicono agli automobilisti, ma il testo in inglese è bellissimo, diceva, stiamo sperimentando la nuova segnaletica per limitare il continuo investimento dei taxi zombies, cioè di zombie che assaggiano quante cose sono successe. Perché tu dici per me è ok. La seconda cosa che è ancora più sconvolgente, questa sì mette un po' di ansia, è che è cambiato il tempo. Che significa che è cambiato il tempo, che ha mutato il tempo? Che noi abbiamo mutato le nostre visioni verso il tempo. Ora io non ho tempo per parlare di tempo, però dovreste ricordarvi che più o meno i cassetti temporali dell'umanità sono due. C'è un cassetto cronologico, quantitativo numerico, che è quello dello scopo del nostro orologio, che dovrebbe essere più o meno uguale per tutti, e sono i tempi di Cronos. E poi c'è invece il cassetto dei tempi dell'anima o della soggettività, che sono quelli che a parità di durata ciascuno di noi percepisce in modo diverso. Sono importantissimi quei tempi, sono più di 50. Un esempio, la gioia dura meno della noia, o un'ora di una festa sorpresa per il nostro compleanno vola, mentre un'ora passata su una panchina di un porto soccorso aspettando che si apra una porta e ti chiamano non ti riesce più. Allora esistono 50 modi umani, forse qualcuno in più, di percepire il tempo, ma abbiamo quelli più semplici. Poi ci sono quelli cronologici, che sono il passato, il presente e il futuro. Domanda, ma veramente ci sono ancora il passato, il presente e il futuro? Di questo si discute. Il primo tempo che è un po' scomparso è il passato, non in realtà il passato remoto, ma il passato prossimo. Noi andiamo ancora a vedere il Colosseo, la Cattedrale Sistina, la Acropoli. Però quello che è successo qualche anno fa ci sembra un po' inutile. Io ho scritto un po' di libri in questi anni e la prima volta che ho scritto un libro che è andato esaurito, sono tornato all'editore ingenuo allora, no? Dice, beh, è andato bene il libro, lo ripubblicate? E loro hanno detto assolutamente no. E mi hanno spiegato che avevano ragione, che il lettore italiano sempre in una libreria comprava per sempre Machiavelli o il dialogo di Platone, ma un libro del 2013 non lo comprerà mai perché è vecchio. E quindi se le persone aprono un libro, vedono una tabella di 7 anni fa, la chiudono come se ci fosse del tuo bagno, perché non attribuiamo più senso a una cosa che non è passata, non è antica, è vecchio, ma nel senso proprio meno utile. Quello che però è più critico è la sparizione del futuro. E perché sparito il futuro? Perché da quando qualcuno ci ha spento la luce sull'infinito è difficile vedere domani. Per farvi un esempio concreto, quanti di noi hanno progetti di vita nel 2028? Un progetto di vita è una cosa che desideriamo, vediamo, e per la quale in questo momento stiamo studiando o risparmiando. Lasciamo stare un attimo sui figli e ricordi, Quanti di noi hanno progetti da 5 o 7 anni? Pochissimi. Perché siamo imbottiti? No. Perché c'è un tempo che si è mangiato tutti gli altri. E il tempo che si è mangiato tutti gli altri tempi è il presente. E il presente è diventato questa somma di istanti densi che pian piano hanno cancellato tutto questo. Quindi nascono le nuove parole. E Rusko, che è un bellissimo libro che si chiama Presente Continuo, ci dice che siamo diventati digifrenici. Che significa? Digifrenici significa cosa? Faccio prima a mia madre a raccontarlo. Immaginate che io stia facendo una cosa così, se no una cosa qua al tempo, ho deciso di fare. Mentre sto facendo questa cosa, improvvisamente sento un campanellino che mi dice che mi ha girato di me sul computer. Non ce la posso. Devo immediatamente andare a vedere che mi sta scrivendo. E quindi abbandono il mio tempo ed entro al tempo di qualcun altro. Ma se mentre guardo le mail, perché ormai quasi nessuno va oltre la nona riga di una lettera, sento quel attrattivo fischiettino che mi dice che qualcuno mi sta cercando su WhatsApp. Non ce la posso fare. Esito, ho perso il controllo di me perché consento a qualunque venditore di pellare, di telefonia rottamata, di
dissennatezza tecno-fiammeggiante, di governare il perché, perché sento che perdere una cosa, perdere un istante, potrebbe essere rilevante per un evento. No, ma che devo dirvi? Questi sono gli esiti del cambiamento. Come si reagisce davanti a un futuro che non si vede più, che è un presente che ci manca tutto? Tendenzialmente con l'altra parola che è tratta dall'ultimo libro di Bauman, che è la retroutopia, cioè idealizzando il passato. Io spesso mi sento dire è il problema che non c'è più la famiglia di un tempo. Vogliamo cortesemente discuterne. Perché io a 25 anni a Milano dovevo chiedere a mio padre il permesso per alzarmi a fare. I rapporti di genere nelle famiglie di un tempo non erano eclatanti, i genitori decidevano quasi tutto per i figli. E la pedagogia del tempo diceva che bisognava essere anaffettivi, e quindi molti noi bambini sono andati in famiglia anaffettive, non per scelta, ma perché questa era la cultura del tempo. Tornare lì, sinceramente, non fare perché erano la famiglia che aveva tanti, perché avevo questa immagine, perché mi erano siciliani di due province diverse e di due classi sociali diverse, e quindi a casa mia tavolo discutevano di cibo con proprio passione politica. Solo che io avevo 20 anni e ero a Milano ero la scatola di gioco per un ragazzo, quindi ogni volta che mi imbozzavo, alzavo lo sguardo a caduta tevole e chiedevo a mio padre che stava dall'altra parte del tavolo, papà, cortesemente ho finito di mangiare, posso alzarmi da tavola? Per fortuna quello era gentilissimo. Alzavo lo sguardo e dicevo, no, adesso ho generato una specie di basto di vai tedesco di 90 che è mio figlio, che si ingozza, si alza, io stavo qua, non sopporto, ogni volta gli dico, per favore stiamo andando, poi rimane seduto a tavola. Il fotografo è gentile, dice, no. Allora, è chiaro che c'è un acceleratore di cambiamento, ma da qui a idealizzare, forse l'unica cosa che possiamo idealizzare, che noi eravamo ragazzini, anche da venti, ma non è questo che ci consente di essere indulgenti in un'epoca. Terza cosa, e ultima, perché entriamo nella nostra vita che è mutata, è la rete sociale. Perché? Perché la rete sociale è diversa e noi veniamo più o meno da quel luogo a sinistra. Il luogo di sinistra è la casa di Riviera, Riviera Lombarda. La Riviera Lombarda non è un luogo architettonico, è un luogo sociale, è costruito la corte di campagna e si basa su una cosa che voi dovreste ricordarvi, tutte le porte aperte sul palazzo del comune che vanno in fondo. Ma la socialità della Riviera era questa: quando la signora del primo appartamento cucinava mezza coniglia di troppo, di metterlo in freezer non le passava neanche per la testa. Lo metteva una prima fila, usciva, bussava la porta di e diceva, signora, se non si offende, siccome ho fatto un po' di coniglio in più, lo lascio servire. Tomale ringraziava e la donatrice di coniglio tornava nella sua porta. Ma tornando nella sua porta, sapeva da un lato che avrebbe ricevuto una settimana dopo dei pomodori e non sa, ma non è che entrava in casa, apriva il foglio Excel e dice, adesso vediamo quella carogna. Quanto pago deve darmi per non essere in debito con il mio coniglio? Non era questa la regola. La regola era scambio, dono, comunanza. Ho fatto di recente un paio di convegni con un criminologo bravissimo, che è Roberto Cornelli, e discutiamo spesso del fatto che si stava molto più sicuri dietro le porte aperte del ballatoio che dietro le porte blindate delle case di legge. Poi attenzione, non ho lezioni da dare, io ho tantissimi rapporti con i miei condomini, ma credo che quasi tutti siano intermediati tramite avvocati, quindi non è che non ho scherzi. Entriamo un po' nelle nostre vite, qui c'è un paio di grafici difficili ma ho grande fiducia. E come questa cosa è entrata poi nella famiglia italiana, è che proprio la demografia ci dà una mano. Allora, la prima cosa che è successa è che abbiamo pochi bambini, qui il grafico è un po' veloce ma ho fiducia in voi. Che cos'è questo grafico? Questo grafico mostra in verticale 200.000, 400.000, 600.000, 800.000 cosa? Nati in blu e morti in rosso dall'Unità d'Italia a oggi e oltre. Riuscite anche nelle ultime file a intercettarlo? Grazie. Sì, un po' di fantasia, l'immaginazione. Allora, l'Italia del XIX secolo è un paese in via di sviluppo, poi succede un dramma per la prima guerra mondiale, crollo, scusate, pazzesco dei nati e crescita dei morti. Ci porta la pandemia, ma non via noi. Poi dopo la guerra di solito si festeggia,
E questo è l'indicatore di rinascita di un popolo che desidera creare il futuro. Fascismo. Il fascismo è questo. Il governo cerca di, con tutti i terrorismi di sinistra, destra e di tutto, di avere tante persone che colonizzano il mondo. Gli italiani, come vedete, non si fidano. Seconda guerra mondiale, diversissima dalla prima, e qui succede una cosa strana. Dal 47 al 55 diminuiscono sia i nati che i morti. Avete idea di che succede? Contento di poter farsi conto che finiscono i nascimenti che chiamano domande, ma non è necessario che rispondete. Che cosa può essere successo? Se calano sia i nati che i morti, e come se le persone se ne? Meno malattie. E questi sono meno morti, ma anche meno nati. Perché? Perché il paese sì. Sì, perché se avessi detto così, si apre un pubblico fantastico. Diciamo, per mantenere un livello più accettabile, che questa è l'immigrazione. Il paese lo impicciolisce perché in 120 anni se ne vanno 26.000 nel paese italiano. Quando si fa fortuna in Svizzera, in Germania, negli Stati Uniti, Argentina, Brasile. Sì, sì, ma sì, questa è la seconda fase. La fase post bellica, perché c'è timore che non ci sia abbastanza cibo. Il tema che è interessante anche questo, ma adesso quando l'orologio mi viene ansia, è che noi ormai siamo abituati a andare al supermercato, c'è la bistecca argentina, la banana paraguayana, no, ma allora si mangiava quello che si produceva. E nell'Italia del dopoguerra non c'era neanche tanta certezza che ci fosse cibo per tutti. Quindi in qualche maniera le comunità di destino che cercano cibo e sviluppo altrove ci stanno. Poi, come sapete, molti dei nostri connazionali si sono presi più o meno metaforici calci nel sedere, ma non importava, perché stavano investendo sulla generazione successiva. Ecco la differenza di orizzonte temporale che abbiamo adesso. Però veniamo a noi, perché poi succede questa roba. E questo sono io, i baby boomers. Quando c'è il baby boom nascono un sacco di bambini, e io sono il problema di un signore che sta a Roma, che si chiama Boeri, il professor Tito. Perché poi arriva il 1973 e con la fine dell'infinito la prima reazione degli italiani è che non si fanno più figli, e non facendo più figli non ci sarà più quella spinta dietro di noi che ci darà una mano a tenere piedi il patto generazionale. E qui ci siamo, vado veloce. Dopodiché si nasce, ma si nasce una famiglia. La famiglia del Novecento è facile, c'è la mamma, il papà e i bambini. La famiglia del XXI secolo non è facile, perché mamma, papà e bambini, c'è coppie con figli, sono il 34% delle famiglie italiane. Il restante 66% è spiegato da coppie senza figli, da genitori monogenitoriali, famiglie monogenitoriali, sono quelli più a rischio di povertà, quasi sempre donne separate con figli a carico. E poi c'è la grande onda dei singoli. 30% in Italia, ma nella città della quale vengo, che è Milano, 52% delle famiglie milanesi è unipersonale. E non so che vedo dell'Ottocento, sono che sapete quello che dico. Sono persone che non scelgono di mettere stabilmente in comune con un altro essere umano un conto corrente, un mutuo, un progetto di vita, un bambino. Ma vi prego, non giudichiamo, cerchiamo di capire che cosa succederà. E io non so che cosa significherà vivere in un mondo di singoli, anche perché se comincia un po' a mettere insieme i pezzi, non saranno più i singoli con le porte aperte sulla casa di ringhiera, ma saranno i singoli chiusi dietro le porte blindate delle case di potere. E non sappiamo sinceramente che cosa succederà. Salto le tabelle più didascaliche. Ah, una buona notizia per i genitori in sala: sapete comunque sia che prima o poi i ragazzi saranno. Questa è una buona notizia. Prima o poi, sì. Ecco, diciamo che Istat propende leggermente più per il poi che per il prima. Ogni due anni, quando escono le analisi, ogni due anni il termine è spostato in avanti di uno. Adesso siamo a 35 anni di autonomia economica totale per i maschi e 32 per le femmine. Autonomia economica non significa uscire di casa, Significa staccare completamente il tubo di approvvigionamento dalla tasca posteriore dei padri e delle madri. Non ho molto a dire, peraltro sapete che in statistica dietro il dato medio si nasconde una dispersione di cui sono comunque ragazzini che 23 anni sono del tutto autonomi, 45 anni che ancora non lo sono, e poi c'è un'altra piccola fettina che si chiamano lì, a volte ritorna.
le persone che sono quelli meno fortunati, perché di solito sono i papà o anche separati che tornano al caso delle madri. Vabbè, ci siamo capiti. Se qui non mette di ansia perché non ce ne fa, è complicata. In tutto questo, questo grafico di Alessandro Osina ci racconta che la cosa è abbastanza semplice. Nei paesi con maggior percentuale del PIL investito in ricerca e sviluppo, i giovani sono più attivi, entrano nel mondo del lavoro e si sviluppano. Nei paesi che non hanno interesse per il futuro, e ce n'è uno che conosciamo qui, i giovani sono passivi, dipendono dai genitori perché non abbiamo voglia collettiva di sviluppare modelli che sono di domani. Ok, dopodiché con questo si comincia a lavorare e arriva l'età. La metà ha un altro problema, perché siamo un paese nel quale lavora meno della metà di 55-64 anni. 46% in Italia, 66% in Germania, 77% in Svezia, 86% in Islanda. Dunque andiamo in Islanda. Cerchiamo di capire che cosa succede. Perché si ritiene in questo paese che l'esperienza non sia un beneficio, ma sia qualcosa che non ha tanto senso nel lavoro dipendente. Perché non ci vogliono bene? Dipende. Tendenzialmente perché siamo cari e non votanti, e questo è il primo motivo. Il secondo motivo è che si ritiene necessario che oggi nel mondo globale una persona parli più lingue, e alcuni di noi stanno ancora perfezionando l'italiano. E il terzo motivo è che si ritiene essenziale una dimestichezza con le nuove tecnologie formidabili, e alcuni di noi sono simpaticamente tecnolesi. Ora, uno che costa tanto, borbotta, parla proprio l'italiano e non conosce la tecnologia, non è ambitissimo. Ma questo è grave. Perché significa non valorizzare l'esperienza. E anche di questo dovremmo in qualche maniera darci un senso. L'esito di questo battottamento tra 55 e 65 anni è siamo abbastanza infelici. E questo grafico che mostra il rapporto fra età e benessere, prendete solamente quello a destra che si vede meglio, mostra che in Europa la classe di età più infelice è proprio quella intorno ai 57 anni. Siamo quelli più infelici, quelli con maggior stato di ansia e quelli che si percepiscono peggio. Per motivi che vi ho detto, ci sono queste età pre-pensione nella quale confluiscono tante cose. I figli, se sono grandi, devono mandarli a lavorare, ma ha finito di studiare e dove lavorare. Seconda cosa, il mondo del lavoro ti dice completamente che non sei del tutto utile. Terza cosa, se hai genitori o sono davvero vecchi, è un grande dilemma. Come supportarli, non ci sono più, e roba stanotte. Quarto dilemma, le separazioni. 25 anni fa ci si separava nei primi 4 anni di matrimonio, oggi ci si separa dopo 25 anni. E quindi uno c'è cioè, figli che non sanno dove sbattere, il lavoro che non ti viene, no. E ho finito. Ecco il senso di questo. Però una buona notizia, grazie, grazie, la buonissima notizia è che dopo 90 anni si riacquisisce la felicità. Grazie. Ma anche tra i 57 e i 60 c'è un picco. Che ha... qua dovremmo passarci 90 anni, vediamo per anno, però c'è un picco in su che scende. Poi scende, ma dopo per arrivare a livello. E la buona notizia è che vivremo e vivremo così tanto simile. Che non ho il coraggio di vivere. Non scherzo, non ho il coraggio di vivere, però posso farvi vedere di quanto si è modificata in un secolo in Italia la speranza di vita. Altro grafico stile, ma ho fiducia. Allora, che cos'è questa roba? Questa roba si chiama funzione di sopravvivenza e funziona così. È la lettura grafica dei censimenti. Un censimento isola 100.000 persone di età zero e poi se guardate questa vignetta bianca in fondo del censimento del 1901 ci fa vedere come man mano che le persone invecchiano pian piano questi 100.000 si estinguono, cioè, diciamo, non è proprio un tema da merenda, ma sono convinto che ce la possiamo fare. Che succedeva nel 1901? Tre cose. La prima è questa, grandissima mortalità infantile alla nascita, 20% di bambini non superano gli 11 anni. Questa tacchettina, forse la speranza di vita alla nascita, stava intorno ai 50 anni,
e a 90 anni, se non ci credevano, non ci arrivava nessuno. Cent'anni dopo, mortalità a partire quasi debellata, speranza di vita alla nascita in Italia raddoppiata, e poi quella che cent'anni fa era una diagonale, cioè pian piano ogni età qualcuno moriva, adesso sta diventando una funzione rettangolarizzata, cioè nessuno moriva più prima dei 110, 118, 100. No, 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 ma voi sentite le cose strane? Le conversazioni, questo è il passato, tutto ve lo posso dire. Perché fa un po', quando lo porti te, fa se chiede, scusa, posso chiamarti per piacere, perché sto finendo di stampargli il polmone di cambio con la stampante dentro di, ma se aspetti di solito ti ricambio, e non sto troppo giocando sulla bellezza. No, adesso voi fate facce brutte, ma se posso, vorrei ricordarvi che nel XX secolo i due sogni di ogni essere umano erano: spero di avere tanti figli e di vivere a lungo. Nel XXI secolo le due più grandi ansie di un essere umano sono: spero di non avere tanti figli e di non vivere troppo lungo. Dobbiamo in qualche maniera anche qui comprendere che cosa sta accadendo. La sì, faccio perché non pensavo di mettervi così tanta ansia, ma è questa. Si nasce a 0 anni, a 75 si diventa autonomi, a 55 non si lavora più, ma non ho problema perché fino a 70 anni non si va in pensione, si può comunque stare tranquilli perché fino a 118 anni si può vivere. Questa è imbarazzante e me ne vergogno, ma vuole semplicemente alzare la sticella su cosa? Sul fatto che troppe cose, troppo veloci, troppo insieme stanno succedendo e noi francamente non siamo stati capaci di ridisegnarci, e quindi sappiamo che le regole del XX secolo non ci consentiranno di prosperare nel XXI, ma non abbiamo come individuato degli antidoti sufficienti, e questa è la bellezza di affrontare il futuro. In tutto questo, e risaliamo un po' con l'ascensore, le nostre vite sono intercettate da tante altre questioni, come cittadini, come padri, madri, famiglia o nonni, che sono che viviamo in un contesto. E in questo contesto ci sono tante cose da guardare. La prima è la cosiddetta questione del globale e del locale. Gli italiani sono più o meno 60 milioni e 900 mila persone. Questo è un altro paese che si chiama India. Il grafico si chiama piramide dell'età, e la piramide dell'età distingue la popolazione in fasce di età. Ecco i bambini tra 0 e 8 anni, 5, 9 e via salire. Questi sono i maschietti, questi sono le femminucce. Questa tacca dice che abbiamo 63 milioni di bambini indiani maschi tra 0 e 4 anni. Ok, gli italiani sono 60 milioni e 900 mila. Questa è la mia dimensione. Che come si scambiano il locale e il globale? E l'Italia come è fatta? È fatta così? Non proprio. L'Italia è fatta così. No, no, non guardate la male, non posso preso, ma sta bene. Perché la gran parte delle persone sono in quell'età 40-60 anni, e quale sia all'apice delle carriere professionali, all'apice delle vite, non male. Però facciamo un altro viaggio, già che questo era un nuovo viaggio, e andiamo a Roma. Andiamo a Via Veneto. A Via Veneto c'è il Ministero del Welfare. Il Ministero del Welfare deve fare una cosa molto semplice: questi sono i cittadini, quindi sono gli utenti, e a queste persone che siamo noi bisogna dare scuola primaria e secondaria gratuita, sistema sanitario nazionale gratuito, sistema sanitario migliore al mondo, integrazione pensionistica, giustizia, e quant'altro. Ok, con che soldi? No, 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 aspetta, qualcuno ha detto con quelli degli indiani. No, 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 no. Sono stato pessimo, non funziona. Con quelli che ci ha trattenuto negli anni. Con quelli che ci ha trattenuto, cioè, magari, perché quelli che ci ha trattenuto negli anni sono andati in tempo zero a chi aveva bisogno. E il sistema avete sentito, e quindi cercare di capire chi mette a disposizione denari, contributi e tasse per dare il welfare a tutti. Eccolo qua. Adesso ce ne possiamo anche parlare. Ci sono compresi nel grafico, ma il grafico ci dice un po' quello che vedete, cioè la difficoltà di entrare nel mondo del lavoro dei ragazzi. Il fatto che dopo i 55 lavori meno gente dovuto, che è un'altra cosa non bella, è la discriminazione di genere. Noi non favoriamo al femminile la partecipazione al lavoro, perché alle 9 una donna deve essere simultaneamente a timbrare il cartellino in ufficio, a portare un figlio a scuola e a fare economia dei servizi.
e questo non facilita la partecipazione femminile a un lavoro, ma questo è oggi. E se non succede niente, cioè se non succede niente, se continuano a avere poche nascite, se scusate, io accolgo ogni tanto dei temi che vedo, l'immigrazione è un tema interessante, ma dopo tanti anni di immigrazione stanziale, ormai l'immigrazione non si ferma più. E quindi per la prima volta, la prima guerra mondiale, negli ultimi 2 anni l'Italia sta perdendo abitanti, perché il saldo migratorio che aveva sempre compensato la bassa natalità non ce l'ha più. E quindi stiamo anche un po' perdendo pezzettini. Però al di là di questo, se non succede niente, si perdono i servizi. Lanciamo la macchina del tempo e la macchina del tempo c'è attenzione. Fra 20 anni il paese diventa così. E se il paese diventa così, sono tante le considerazioni. Prima considerazione, che servizi possiamo aspettarci da un paese nel quale... scusate, aggiungo un'altra roba, i colori poi sono sempre un po' vaghi. In Italia abbiamo 60 milioni di abitanti, di cui 40 milioni di contribuenti. 10 milioni di contribuenti, dati dal Ministero dell'Economia e Finanze, pari al 25% dei contribuenti italiani, dichiarano zero. Ecco che anche i colori sono poco rappresentativi. Quindi, prima considerazione, perdita dei servizi. Ma posso fare una considerazione ancora più esagerata che abbiamo inserito all'inizio? Rapporto fra democrazia e demografia, cioè oggi in Italia, ve lo dicevo, ci sono 11 milioni di ragazzi con meno di 19 anni e 18 milioni di persone con più di 60. Quando sono 20 anni noi ultra sessantenni saremo la maggioranza assoluta della popolazione. Ma chi eleggeremo? Lo dico io. Io eleggerò 8 gennaio, ai quali chiederò di fare solamente 2 cose: non toccare la sanità e non toccare le pensioni. E chi pagherà questo mio conficcarmi nel presente? Il futuro. Ecco quante cose dobbiamo pensare e quanto la demografia ci porta ad ampliare il ragionamento. Finisco con un'immagine che è in realtà una serie di immagini, finisco questa parte perché poi veniamo allo star bene. E le mappe si usano molto perché probabilmente è la migliore sintesi di quante cose siano successe in poco tempo. E guardate come è cambiato il mondo in pochi anni. Noi siamo andati in questo mondo qua. Questo mondo era facile, c'erano i passaggi colorati e i confini. I paesi erano divisi uno dall'altro, voi sapete che andare in Svizzera per noi è un viaggio, cambiare moneta, cambiare valuta, cambiare lingua. Ma questa cosa soprattutto per noi era assicurata perché era per sempre. Improvvisamente sono arrivati i demografi e ci hanno detto no, non si capisce il mondo così, ma si capisce così. Al nord ci sono quelli accesi, produttivi, economicamente avanzati, finanziariamente svegli, che producono, fanno briga, un po' sovrappeso e un po' agé, e al sud ci sono miliardi di ragazzi, persone affamati che vogliono diventare accesi, e questo è un altro mondo. Il tempo di capirlo, arrivano quelli della società informativo-comunicazionale, Manuel Castells, e via dicendo, no, non c'è niente. Vuoi capire il mondo? Guarda questa cosa qui, cos'è questo? Facebook. Cioè, se vuoi capire il mondo devi capire quanto le persone si scambiano pareri, cultura, idee, va bene. Ma anche questo è durato niente, perché poi è arrivata una ragazzina indiana di 32 anni, che è probabilmente il più famoso geopolitico di questi anni, si chiama Parachana, e Parachana dice, no, guardate, non è così che capisci il mondo lo capisci così. Cos'è questa cosa? Questa è la nuova via della seta. La nuova legge della seta non è tracciata da governi o da stati, ma da dei signori che si chiamano Apple, Samsung, Google, H&M, Zara e Starbucks. E questi signori fanno passare merci, dati, fibre ottiche, prodotti attraverso delle autostrade. Solo che attenzione, chi traccia un'autostrada ha un potere immenso, perché decide se dove addirittura un posto importante ci mette il casello e tu mi fiorisci. Avrà studenti, università, grandi alberghi, negozi, ma se decide che dove vivi tu non è importante, tu non avrai il casello e ti rinforesti. E guardate che strano passivo del mondo, l'eccesso di globale rende nuovamente importante il locale e oggi sono le città che si fortificano, i giovani si ampliano per essere nodi protagonisti in questa nuova sfida. Ma finisco con la mappa che a me ha fatto più impressione, che non è più una mappa del mondo, ma una mappa della città. E qui devo farvi una domanda difficile. Questa è Londra.
e se riuscite a vederlo, in corrispondenza delle fermate della metropolitana ci sono dei numeri che variano, ve lo dico io, da 75 a 90. La domanda è: che cosa varia da 75 a 90 in una città come Londra? Che cosa può cambiare da 75 a 90 in una città? Avete qualche idea? Il centro della periferia, no? Sì, ma che cosa vuol dire 75-90? Il centro sarà quello più top, diciamo. Sì, ma di cosa? Servizi migliori. Servizi? Eccellente tesi? Oppure? Centri commerciali? Ma abbiamo detto che erano migliori. Qualità di vita? Anche? Sono tutte lì. Sì? Magari, ragazzi, magari. Dove si concentrano le maggiori ricchezze, sia a livello umano, ma sia... Dov'è che non la vedo? Era ah, ultima fila! Erano anni che non avevo un contributo all'ultima fila, grazie! Dove si concentrano le maggiori ricchezze? Sì? E come dice lei? Ma forse un po' più crudo, perché questi numeri, 75-90, sono gli anni di speranza di vita alla nascita, e ci dicono che per effetto di quello che dice lei, in una città come Londra, non come Mogadiscio, nascere in un quartiere piuttosto che in un altro può significare nascere con 15 anni di vita in meno. Ecco cosa vuol dire diseguaglianze, ed ecco cosa vuol dire imparare a capire tutti noi che queste cose possono essere evitate. Questi non sono popoli diversi, con sistemi sanitari diversi e genetica ammessa in un processo di esistenza diversa. Questo è proprio l'impatto del non potersi curare, del non poter fare prevenzione, del non avere cultura, del non avere la possibilità di curarsi. Ok. Scendo alla seconda questione, che è molto connessa alla prima. A questo punto di che cosa stiamo parlando? Bah, stiamo parlando di demografia, forse, ma principalmente stiamo parlando di star bene. Come si fa a star bene? Dipende. Ma una cosa molto bella di questi anni è che stiamo tutti finalmente ragionando e lavorando su come si fa a stare bene. E ci sono delle novità molto belle. La prima è che dopo tanti anni nei quali si pensò che per star bene bisogna essere un paese con elevato PIL, quindi che la ricchezza fosse sufficiente, nel 1968, il 18 marzo, arriva un signore che si chiama Robert Kennedy che ci dice un'altra cosa, e cioè che non basta la ricchezza per stare bene. Vediamo solo il filmato. E per troppo a lungo ci siamo limitati a identificare la nostra eccellenza personale, i valori della comunità, con la mera accumulazione di beni materiali, il prodotto interno lordo, non tiene conto della salute delle nostre famiglie, della qualità della loro educazione o della gioia dei loro momenti di svago, non comprende la bellezza della nostra poesia o la solidità dei valori familiari. Il PIL non misura né la nostra arguzia, né il nostro coraggio, né la nostra saggezza, né la nostra conoscenza, né la nostra compassione, nella devozione al nostro paese. Misura tutto, in breve, e certo ciò che rende la vita veramente degna di essere vissuta. Il PIL misura tutto, eccetto ciò che rende la nostra vita veramente degna di essere vissuta. Era 30 anni che si ragionava solo della ricchezza come indicatore del benessere, concetto insensato, perché si può fare ricchezza con esternalità negative, inquinando, quant'altro. Finalmente, il 18 marzo del 68, un senatore americano comincia a dire, interessante anche per gli americani, che non è la ricchezza che misura lo star bene. Dura molto poco questa cosa, perché pochi giorni dopo, proprio Kennedy ha ucciso. E il ragionamento sul PIL per un po' sparisce. Per mostrare un gioco della storia, lo tira fuori 38 anni dopo il presidente della Repubblica francese, Sarkozy. Sarkozy capisce una cosa importante, e cioè che il fine ultimo della politica è far star bene le persone, ma capisce anche che non è in grado di andare molto oltre questa fase e fare cose che fanno i francesi. C'è qualche francese in sala?
è stato così che hanno inventato i francesi. I francesi guardarono dunque e chiamano tutti a Parigi. E stato così che chiamò alla corte di Francia tutte le più grandi intelligenze del mondo di ogni fede religiosa e politica. Creò la commissione Stiglitz, Zen e Fitoussi, chiamavano i infiniti premi Nobel, ai quali chiede: per favore, mi dite cosa devo fare per far star bene le persone? E la commissione Stiglitz Zen e Fitoussi disse delle cose importantissime, cioè disse: se vuoi far star bene le persone, non guardare più gli indicatori macroeconomici, dentro, no, no, guarda le persone. E quindi cambia orizzonte, entra nelle case dei tuoi cittadini e verifica, ma studiano le cose utili, possono curarsi, e l'aria che respirano è buona, e riescono a lavorare, e la commissione Stiglitz Zen e Fitoussi comincia a cambiare completamente l'orientamento dello star bene e genera un'infinità, che è la cosa più bella di questi anni, di studi al mondo sul benessere delle persone. Ci sono protocolli stranissimi tipo quello del Bhutan. Avete presente il Bhutan? Il Bhutan non sono tanto dei tipo eretti, però sono un paese con una grandissima cultura e religiosità. E c'è un'intervista a una del Bhutan che dice: guardate, per noi diventare chiesa è facilissimo perché abbiamo un sacco di acqua e abbiamo invece come nostri vicini gli indiani e delle zone di indiani con siccità, quindi se facciamo due dighe e vendiamo acqua agli indiani diventeremo ricchissimi. Di conseguenza ho deciso che queste due dighe non le faremo mai. Perché? Perché a me interessa non il qui ma il field, la felicità interna loro, e le persone stanno felici, il benessere interno, la felicità interna loro, e le persone sono felici se hanno un rapporto equilibrato con la natura. E quindi in questo paese la natura non si tocca, i due terzi del paese dovranno essere per sempre coperti di natura incontaminata, non amata, perché se l'uomo perde il rapporto con il proprio ambiente sarà anche ricco, ma felice non sarà. E questo è Bhutan. Diciamo che le cose vanno abbastanza in giro, arrivano in Italia, e in Italia arriva il primo protocollo di benessere, diciamo benessere equo e sostenibile. Il benessere più sostenibile dice che una persona sta bene, sì, può curarsi, studia sia a scuola che poi le cose utili, lavora ma anche tempo per le proprie passioni, si sente bene se stessa, ha delle relazioni sociali, se c'è benessere economico, la politica rispettosa, il paesaggio non è offeso, l'aria respirabile, l'acqua bevibile, si ricerca il futuro, i servizi sono decenti e abbiamo sicurezza fisica e psicologica. E di questi 12 capitoli ci sono 169 indicatori misurati e misurabili che danno il senso del presente, del futuro, del proprio territorio verso la regione e verso l'Italia. E qui ci sarebbe un po' da discutere, perché secondo alcuni noi questa è una buona meraviglia, cioè è il primo strumento tecnico per governare, e non solo tecnico ma trasparente. Mi spiego un po', faccio un esempio: immaginate che mi cambi di sindaco di una città. Mi candido e dico: votatemi perché farò questa città bellissima. Ok, 5 anni dopo mi presento e dico: ehi, avete visto che bella città che ho fatto? Di che discutiamo? E niente. Per me è bella, per lei è bella, per lei è brutta. Fine. Se invece mi presento e dico: allora, votatemi perché io desidero che, salute, i tempi medi di attesa negli ospedali della città diminuiscano del 14%, istruzione formazione. Voglio che abbandoni l'università l'8,5% si attiverà. Mi seguite? Dopodiché dopo 5 anni torno. Se sono l'8,5% ho rispettato quello che volevo e tutti sono in grado di giudicare. Se meno devo spiegarvi perché, se di più mi aspetto una standing ovation. Ma questo rende tutti democraticamente capaci di comprendere dove si va e di misurarsi. Per questo motivo questa roba non si farà. Però insomma mi piace la foto per il pomeriggio, però la gente può farlo. Singoli possono farlo. Non anticipiamo le due. Ah, giusto. Che mi stavo facendo. Datemi 7 minuti, 8 e poi andiamo a lavorare. Ok. Questo è un pezzettino però dello star bene, perché è chiaro che non si può star bene se non ci si cura, non si può star bene se non c'è lavoro, ed è un pezzettino importante. Tant'è che a livello mondiale si sta ragionando su altri indicatori di benessere. L'altro pezzettino importantissimo che abbiamo già accennato è la rete sociale. Cioè, non si sta bene se non c'è l'altro.
Bernard Shaw, credo, in genere, non sbaglio, disse che le relazioni umane sono un moltiplicatore che non esiste in nessun altro luogo, perché una relazione sociale è l'unico luogo nel quale uno più uno fa quattro. Perché mentre nello scambio di oggetti fra un giraslide e un orologio sempre due cose sono comunque le posizioni, se io e lei parliamo, io ho un'idea, lei ha un'idea, alla fine lei esce con due idee e io con due idee. E questa roba è meravigliosa. Io ho preso proprio un secondo prima di cominciare, perché sono irrequieto, un video secondo me molto bellino che ci ricorda il senso della comunità. Reagiamo in diversi modi.
Diciamo però che ci siamo gli italiani anche noi un piccolo livello di istruzioni per cavarcela nel futuro, solo che di queste istruzioni dovremmo ragionare. La prima cosa che ci siamo detti per sopravvivere in questo cambiamento epocale, che non è un'epoca di cambiamento, ma proprio un cambiamento di epoca, la prima cosa che facciamo, perché insomma, dobbiamo cavarcela, è questa. Lo so che sono tante robe, anzi sono già tante, non mettete neanche l'ansia del futuro, del figlio, della demografia, dell'elettorato, non si legge. L'ansia, ecco. Vedi, perché quando sì. Comparano l'ansia, anche il conto di quello che si dice. Regola 1, manuale di sopravvivenza individuale. Sì, ho capito, però francamente già sono stanco, sono affaticato, non c'è tempo. E poi c'è un'altra cosa non tanto carina, ma che il consumismo ci ha un po' installato, che è questo cosiddetto doppio standard, nel quale come siamo non corrisponde a come appariamo, e questo si fa fatica. Quando parli con le persone sembra che siamo tutti veramente contenti del lavoro che facciamo, economicamente benestanti, le nostre mogli e i nostri mariti sono bellissimi, i ragazzi due gemme, con intelligenza alta, il cane vincerebbe qualunque concorso di bellezza e a casa è una cosa. Ok, dopodiché moglie e marito, non lo so, 30 anni, che io questo qua, comincio a discutere. I figli due deficienti, uno è una grande che l'altro non vuole capire le qualsiasi di cane prodotto. Allora, esagero per dire che questa carta da parati nella quale dobbiamo tutti, non ce la sentiamo tutti mettere in comune il problema, è una roba bruttissima. Se io 20 anni fa venivo licenziato con altre persone della mia azienda, io parlavo con loro e nel parlare con loro si depotenziava il mio coefficiente di livore, perché non era un problema mio. Oggi nella mia città ci sono persone della mia età che perdono lavoro, credetemi, non hanno il coraggio di dirlo a casa, si mettono la cravatta per un po' di tempo, prendono la borsa e vanno nelle biblioteche. Perché? Perché non pensano che la colpa sia della modernità, no, pensano che debbano vergognarsi. E quando tu hai questo doppio standard, no, nel quale non sei più in grado di mettere in comune con gli altri se non finta bellezza, e non hai con chi condividere il disagio, questa roba qua non è bella e ti porta veramente a non affrontare i problemi. Seconda roba. Procrastinazione, non fate nuovi dire perché ci siete capiti, se devo fare una cosa va bene, ma non oggi. Terza cosa, che è la più tremenda. Immaginate che io mi senta percettivamente come se mi avessero gettato in un videogioco dei nostri figli. Detto, che si fa se ti gettano in un posto che non capisci? Beh, ti guardi in giro e vedi, e quindi mi fermo e guardo come me. Lo vedo camminare, bello baldazzoso, mi sembra che è successo, no, bene, perfetto. A un certo punto gli si apre una moto, la precipita. Vabbè, è stato su, è fortunato, com'è? Quell'altro mi sembra meglio, infatti, quasi arrivato al tuo quarto, improvvisamente gli arriva un meteorite dal cielo e lo inserisce. Secondo voi io cosa faccio a questo punto? Piano A, anch'io vado in prendere il perfetto rischio, posso. Piano B, mi metto in un angolo, zitto, zitto, e aspetto che finisca questa roba. E lui ne avvisa il piano B. Quindi ci siamo convinti che la migliore decisione sia quella di non decidere. Solo che se il mondo corre e tu stai fermo, la distanza fra te e il mondo aumenta, e in più questo non migliora neanche la relazione. C'è un bellissimo libro di Goldman che si chiama L'intelligenza emotiva, e poi credo nel capitolo 11 parla della difficoltà di portare avanti i matrimoni, e lui dice proprio questo: quando il maschio breadwinner, figura retorica perché tutto soffoca e maschilista, torna a casa la sera che ha guadagnato i 4 soldi che doveva, nel parcheggiare la macchina sotto casa parcheggia anche il cervello, quindi spegne il motore, spegne anche i neuroni, dopodiché entra a casa, si apre la porta di casa, e a casa ci sono delle persone che pongono dei temi,
e che per motivi strani non si accontentano di uno che come massima risposta dice non vado avanti. E quindi anche questa roba di altre le risparmierei, perché più che quelle due che ho scritto ce n'è un'altra che oggi volevo sottolinearvi, che è un'altra roba abbastanza tremenda, ed è che abbiamo invertito la freccia delle conflittualità. Cioè, un tempo, se la mia esistenza materiale o affettiva o psicologica era fragile, io me la prendevo abbastanza con chi aveva condiviso le regole, no? Adesso me la prendo con i più poveri di me, e questa è un'altra cosa stranissima. Cioè, uno dei modi nei quali c'è pace sociale è perché ci hanno convinti che non dobbiamo prendercela con chi è responsabile della nostra quotidianità, ma dobbiamo farci la guerra fra poveri. E questa secondo me è una cosa intelligentissima dal punto di vista del controllo sociale, ma è una delle prime cose che dobbiamo cominciare a imparare. Il mio problema di oggi non è una persona che non ce la fa, è una inclusa. Il mio problema di oggi è chi non ha un modello di futuro. Ma questo per motivi sui quali non mi annoia, c'è un po' passato di me. E allora vado a concludere con le ultime due cose. Com'è sto futuro? Dipende. Sì, bravissima. Diciamo che il futuro può essere fatto in due modi. Il primo è semplice, il futuro è brutto perché è affidabile. Non so che anche succederà, so che per le sorprese, non so più la prima volta, e dicendo. Così via. Piano B. Il futuro è come tutti i futuri una meraviglia, perché non è scritto. E quindi è un gigantesco bianco, ne deve prendere in mano e molto sta a noi. Prendo in prestito l'immagine di un filosofo, anche se secondo me era un psicologo, ma si dice psicologo si arrabbia, quindi lo chiamo filosofo, che è Umberto D'Aliberti. Umberto D'Aliberti dice che è un bosco che a un certo punto, perché se io vado in un bosco con un poeta e un falegname, queste due persone vedono due boschi completamente diversi. E siccome lui è romantico, dice anche che in Italia gli sembra di vedere sempre meno poeti e sempre più falegnami. E questo è un po' a noi. E allora faccio un pubblico atto di pentimento. Quando io faccio vedere queste robe qua, l'Italia con le robe che diventa quella brutta roba dopo, che hanno un brutto nome in demografia, ma veramente deve essere così? Oppure involontariamente pensare all'Italia così significa, ripeto, involontariamente crogiolarsi un po' nel declino, no? E dire, ma qui viste le cose stanno così, ma che cosa posso fare? Che volete da me? No, la tecnologia si mangia la luoghi, la popolazione invecchia, i governi non hanno un modello di paese, le porte sono... Che devo fare io? Sono pure affari. Ecco, io credo che dobbiamo innanzitutto uscire da questo, e noi per primi, più che crogiolarci nella ineluttabilità del declino, dovremmo darci da fare perché l'Italia diventi un paese così, a caffettino aggressiva, perché è un'Italia di ragazzi quella nella quale si inventerà il teletrasporto, l'iPad 21. Sì, adesso, con tutto il bene che si voglia, non è che il futuro verrà inventato da 90 anni in un posto di Varese. Mi spiace dirlo, ma è più probabile che le 20 o 14 ventenni in un box di Mumbai. E allora noi dobbiamo essere l'incubatore, ma scusate, anche qui non dei talenti, io non voglio i talenti, io voglio dare opportunità, io voglio colmare il gap alla nascita, io voglio aiutare chi non ha avuto le possibilità per sviluppare talento per potersela fare, non voglio fare l'esperimento genetico nel quale accoglio gli intelligenti, io voglio fare un'altra roba, cioè pareggiare le condizioni perché ciascuno possa svilupparsi. Va bene, finisco però con, finisco con l'ultimo video di 50 secondi che è la cosa la quale teniamo di più. Racconto strano, ho parlato di mondi, di geopolitica, di famiglie, di demografia, di ragazzi, di mutazioni, di spazio e di tempo, ma se dobbiamo dire il motivo per il quale abbiamo scritto il libro è la roba che veramente ci tiene svegli tutto il giorno, è che noi sentiamo profondamente la necessità individuale e collettiva di reinstallare il futuro, perché se noi non recuperiamo il senso di dove andare non c'è passione, divertimento, gioia, comunità e un progetto comune di vita. Solo che
voi siete persone squisite, voi tutti sapete che dobbiamo recuperare le relazioni con gli altri, perché non è divertente vivere da soli, e tutti sapete che vivere nel presente, non avere orizzonti temporali, farsi mangiare dalla giornata, da un calcio di rigore o da una ricetta di cucina è mortificante, lo sapete tutti, lo so anch'io. Allora perché non riusciamo a trasformare le conoscenze in comportamenti? Perché è difficile, e la difficoltà vera è connettere quello che so con quello che devo fare. È una cosa che io so, perché adesso così vi confesso un po' di cose personali prima di chiudere. Io, al di là dell'ansia del tempo, che penso non mi sia sfuggita, c'è un'altra ansia, e cioè che sono solo peso. Io peso 7.085 grammi più di quanto non dovrei pesare. E non potete ascoltare, perché una cosa mi è mortifica, sai. Ma siccome non sono sciocco, io so cosa devo fare, lo so perfettamente. E quindi ogni sera, prima di entrare nel ristorante di turno, io recito anche un mantra personale che dice: petto di pollo alla griglia e salita. Solo che stasera vado a Roma e domani sono da fortunato tanto, con una giubba all'orto, ogni volta che entro dice: io ha fatto bene perché stasera c'è anche Cepedi. E tu che gli dici a fortunato? Poi siccome è balordo, no? Dopodiché ti dice anche un carciofino alla giuria, per il meno, no, è bifritto. Allora, siccome la propria rinunciata è anche io come voi sono stanco, che cosa fai? Dici, ok, stasera sì, ma domani. L'indomani sono a Carrù, padre mondiale del bolletto, 7 tagli di carne e 7 salsine. I bolletti di Carrù, secondo me, sono una evidente dimostrazione del fatto che esiste una dimensione metafisica oltre quella. Se dice quello di Carrù, petto di pollo, sicuramente va in cucina e guarda su Google, perché la fuoco. Allora, l'ho finita. E fammi vedere quanto è difficile collegare il presente e anche per lasciarci in un modo meno grave. Vi faccio vedere l'esperimento del dottor Mitchell, che è un esperimento fatto su bambini piccoli, che cerca un po' proprio di capire quanto è difficile mettere in relazione il presente e il futuro. L'esperimento è facilissimo, danno a questi bambini un marshmallow, che è un dolcino gommoso, zuccheroso e irresistibile, e il fatto è: tieni, vado via e torno fra un quarto d'ora. Se tu sei capace di non mangiare questo dolce per un quarto d'ora, quando torno te ne do un secondo. Qui sì che faccio finanza, sto parlando di rendimento del 100% in 15.000 euro, cioè, appassiona i portafogli. Adesso guardate i bambini, ma soprattutto guardate due cose. Primo, che i bambini sono trasparenti, i bambini sono come noi, però sono trasparenti. Quindi non è una strategia. Guardate come reagiscono, poi vi dico che cosa abbiamo appreso studiando proprio la differenza tra quello che so e quello che faccio. Marshmallow pesta. Thank you.
studiati per 15 anni in Inghilterra, Germania e Stati Uniti, 34 anni in Nuova Zelanda, la Francia ha lasciato un programma quarantennale per capire come il rapporto fra presente e futuro aiuti le persone. Attenzione, ma è genetico, in Italia, noi possiamo insegnare ai nostri figli e ai nostri nipoti a differire le proprie pulsioni per ottenere un riconoscimento. Però veniamo a noi, anche perché davvero vorrei chiudere. Che cosa si è visto? Prima di tutto, quanti bambini resistono? Più o meno il 30%. Che sono i bambini che studiati nei decenni successivi avranno i migliori voti all'università e stanno impostando le migliori carriere professionali. Perché? Che cosa hanno di speciale questi bambini? Due cose. La prima cosa è immagino, cioè vedono il secondo marshmallow che non c'è. Questa roba è fondamentale. La capacità di immaginare, di intravedere, di darsi dei traguardi che non si vedono è la prima ricetta per il benessere futuro. La seconda cosa sono ostinati. L'ostinazione è una virtù, non è un vizio. Cioè, quando si mette in testa una cosa, non cambia ne devo niente. Perché se io desidero migliorare, io una volta che mi sono posto un obiettivo personale, condiviso, quello è l'obiettivo per sé. E allora vengo veramente alla fine dei nostri ragionamenti, lasciamo stare il tutto. Che cosa ci siamo detti oggi? Ci siamo detti che è essenziale per una persona, per una famiglia, per una collettività resta dal futuro. Ne faccio anche un fatto familiare. Io mi chiedo spesso, ma perché le persone che vivono con me devono essere contente di vivere con me se io non le porto in nessun posto? E credo che un progetto di vita sia necessario e non sia neanche così istintivo. Per quello che dicevo prima, perché siamo stanchi. E quando tu sei stanco e non hai tempo, è facile congiurarti una partita di calcio o in una gara di chef. Ma con questo, senza accorgertene, ti perdi la mancanza di un progetto condiviso con il quale porti le persone a migliorarsi. C'è quel bellissimo amico di Manzini sui progetti di vita che ci racconta proprio come sia importante per una comunità a recuperare dei progetti comuni, altrimenti non si va in nessun posto. Ci siamo detti l'importanza della rete, che uno più uno fa quattro, e ci siamo detti che sarebbe bello essere un po' più cocciuti. Fra tutte le cose però, e l'ultima immagine poi vi lascio al dibattito, una cosa ultima volevo dirvi che è questa. Io sono stato in Giappone un paio di anni fa, e in Giappone ho visto che i controllori dei treni, dopo aver controllato i biglietti, prima di andare nella carrozza successiva, si obbligano a inchinarsi verso i passeggeri dei quali hanno controllato i biglietti. Sai che le cose un po' strane, diciamo perché questi qua si inchinano, però il gesto capivo che voleva dire qualcosa. Infatti poi ho capito, mi sono seduto per terra, ho aspettato un'ora e venti con i miei figli che si vergognano e loro fu come fatto. Perché? Perché con questo gesto i controllori giapponesi si obbligano a ricordarsi che il loro lavoro non consiste nel rispettare i tempi, le modi, i procedure, ma consiste nell'essere utili agli altri. E anche questa roba qua cambia tanto il modo di interpretarsi. Allora, e chiudo veramente, io non so se scrivere, parlare, discutere, sorridere o mettere ansia sia sempre perfetto, ben fatto, ma tutto. Però se questi piccoli ragionamenti sul futuro sono stati utili, noi siamo molto, molto contenti e vi ringraziamo. Le cose che qui ha illustrato poi sono sintetizzate nel volume che, se volete, potete trovare lì prima di uscire. Il prezzo è abbordabilissimo. Che dire? Mille cose. Pozzo di scienza. Esatto. Non lo so, io prima di dare la parola però ho fatto una riflessione. Mi capita spessissimo, io sono, mi considero un po' così, insomma, sono una persona del millennio scorso, no? Sostanzialmente. Quando parlo con persone che hanno dai 20 ai 30 anni, dai 18 ai 28, e gli dico sempre, sposati. Loro mi parlano della
so, una cosa banalissima, io vado ogni tanto in palestra e trovo ragazzi anche qui, in palestra si fanno dei discorsi, no, come sul vagone del treno, ti parlano, ti raccontano, la ragazza, non la ragazza, la cena, oltre al solito partita, però e qualcuno avanza qualche considerazione in più e io finisco sempre e mi trovo a dire sposa, perché secondo me se uno entra in quest'ordine di idee e si convince che sposarsi non è innamorarsi, e fare un contratto, io dico che il matrimonio è un contratto, però un contratto è per fare qualcosa per il fatto nel futuro, e forse bisognerebbe in qualche misura vendere questo prodotto utile per il nostro futuro, quello di rilanciare il matrimonio non come amore, no, ma come contratto. Può essere una ipotesi da indicare, anche se accompagnarla con una educazione alla vita familiare. Altri che aggiungono a questa mia domanda provocazione? L'impegno delle persone, le persone al di là del futuro sanno quello che c'è stato dietro, pertanto per andare verso il futuro possono dire quello che c'è stato dietro mi è piaciuto o non mi è piaciuto, posso cambiare o posso accettare la situazione, pertanto devono interessarsi a quello che è successo per poter decidere, perché queste cose qua verranno cambiate da noi e non da quelli che sono su. Dobbiamo impegnarci noi a far sì che le cose, se devono migliorare, migliorino, ma interessandoci a quello che c'è stato. Please. Posso dire una piccola cosa su questo? Poi magari non facciamo proprio one to one, la cogliamo un po' di te. Io sono molto convinto che è una questione al basso, non perché sia antipolitico affatto, però credo che noi possiamo in qualche maniera fare le domande sensate. E la domanda: qual è il modello di città, di paese, di impresa, di famiglia che mi stai proponendo? Secondo me è una domanda che dobbiamo abituarci a fare. Perché io non mi fido di chi non solo non sa dove andare, che ha messo, ma non vuole pensare dove va. E questo sinceramente fa. Ci sono due cose che a me preoccupano. La prima è questa: non vedo un modello di futuro, che viene molto prima del fatto che il modello sia di sinistra, di destra, di centro, di sud. Non vedo un'idea di futuro. Se un paese va a arretrare l'età pensionabile, a chiudere le frontiere o a abbassare le tasse per chi può, non discuto i provvedimenti, ma questa non è un'idea di futuro. Seconda roba, che è l'unica che un po' ci fa paura, è attenzione, perché il futuro non va né subito né assecondato, ma va in qualche maniera governato, un po' quello che dice lei. E ci sono alcune cose alle quali dobbiamo stare un po' attenti. Una di queste, ad esempio, è l'automazione. Perché se è vero che alcuni posti di lavoro si potrebbero perdere per effetto dell'automazione, si rischiano un po' di cose. Cioè si rischia che non sono più luoghi di lavoro collettivi e si lavora a casa. Dopodiché non si compra più nei negozi perché si compra online e si compra a casa. Dopodiché non si va più a mangiare perché più comodo si viene a mangiare a casa. Il rischio è che senza accorgerci noi ci costruiamo degli auto-isolamenti. Ma questo non per dire che finisce così, affatto. Però noi secondo me dobbiamo stare un po' attenti, nel senso buono, no? Impegnarci a capire gli snodi e in qualche maniera partecipare, ma quantomeno per decidere insieme dove si va. Sono molto convinto dell'impegno collettivo come un antidoto al disinteresse. Ah, Z1 affondato. Innanzitutto mi complimento perché veramente è stata una missione veramente che mi ha toccato, mi ha sentito con tanti interessi, ma grazie mille, e secondo me in questa società c'è una differenza molto forte tra le teorie e il
di tanta voglia di dire. E poi ecco un'altra sottolineatura, ci sarà una prospettiva di vita che sarà elevata, no? Ci ho detto voi, ci detto noi come generazione del futuro, avremo un innalzamento di età, diciamo così, prospettico. Ma secondo me, qua trovo un po' una mia riflessione che ho fatto, si vive più a lungo, ma come si vive più a lungo? Cioè nel senso che la sanità, la prevenzione, tutte queste cose ci fa un po' così superare certe malattie, certe difficoltà a livello di salute, ma a livello di salubrità mentale o comunque di vita e invece per 160 gradi la vedo molto non brutto nel senso perché io sono nel mezzo del cammino, ma quindi voglio vedere le cose rose, però potremmo campare più a lungo, ma questo campare più a lungo è sostenuto poi anche da salubrità mentale e fisica, inseguite i vostri sogni, vi dà più senso di futuro. È una dimensione emozionale, e proprio perché è una dimensione è solo emozionale, per far seguire poi il passo concreto necessario istituzionalizzare questo sentimento di figlio. E nella civiltà, nella nostra civiltà, ma anche nelle altre civiltà, chiamiamo la famiglia, comunque un legame stabile che vincola, impegna i due che contraggono questo impegno a sostenerlo, no? A fronte della prima difficoltà, della prima incomprensione, far diventare la società quindi così liquida e di monadi, no? Direbbero i filosofi, cioè di realtà che si rinchiudono in se stesse e si rapportano con gli altri in maniera anonima. Che società si costruisce? Ecco perché io invece suggerisco l'idea di innamorarsi sapendo che sono i feromoni che scattano, è il miele che c'è ma che si esaurisce, perché è un fatto chimico innamorarsi, di biologia chimica. Poi bisogna usare la testa, no? Non è sempre comprare, no? E costruire un percorso che nell'uomo ha istituzionalizzato nel contratto familiare per far diventare. Certo, perché poi lo si deve continuamente alimentare del sentimento che non sarà più il sentimento dell'amore, ma sarà il sentimento dell'innamoramento, ma sarà il sentimento dell'amore strutturato. O sbaglio, io non sono un psicologo. Non è che io, ma innamorate che mi piace tantissimo. Prego, altre domande. Per me non preferiscono non decidere, per me si mettono lì, esatto, e aspettano, magari capita che arriva quella giusta o arrivi quello giusto. E per me è la decisione, stanno lì tranquilli, vivono bene a casa loro, hanno diverse, cioè, non so. Nel sostiene, io concordo pienamente che alla base della felicità c'è il potere di razionare il soddisfacimento dei nostri debiti e delle nostre pulsioni. Questa società mi sembra che invece ci obblighi continuamente a soddisfare i nostri desideri ancora quasi prima di averli. Tanto è vero che se per esempio guardiamo anche solo alla felicità, ci impongono di comprare, ci invitano a comprare anche senza avere le possibilità economiche. Tanto è vero che vengono pubblicizzate, per esempio, le carte di credito che andranno a scadenza e la demo,
è un esempio per cui noi siamo in una società dove invece di, non dico di risparmiare continuamente, perché comunque è giusto anche che uno abbia il dovuto piacere, si soddisfi dei desideri, però siamo dei consumatori ancora prima di avere la necessità, e anche i nostri figli vengono comunque soddisfatti da noi ancora prima che loro abbiano dei desideri. Esatto. E questa mi sembra veramente la cosa che poi alla base della cosa che si desidera, per me anche l'aspettativa, cioè aspettare, quello per me è il momento più bello, quando aspetti che arrivi il momento in cui compri oppure ti succede o arrivi il giorno che della cosa che desideri, per cui per me l'aspettativa è una cosa importante, cioè. Ma è già ammazzata da Amazon dice che ti procurerà di far arrivare a casa le cose che non sai di desiderare, ma scoprirai che era quella lì che avresti voluto avere, e lei te la porta già a casa, perché usando il computer, lei è tagliato fuori ormai, digitando ti fai conoscere al punto che Amazon conosce quali sono le tue tendenze, le tue aspettative, e ti dà una risposta ancora prima che tu desideri. Quindi siamo già più avanti di così, o no? Ci sono probabilmente altri istituti come quelli in cui opera lei che studiano il futuro, perché poi viene certo anticipare il futuro, e questo qui mi risulta che sia già da qualche anno che su queste commissioni studiose ci hanno dato un modello che è quello in cui ci troviamo adesso. Quindi non più il negozio sotto casa dove i vicini si trovano, dobbiamo fare il centro commerciale fuori dove sono tutti perfetti sconosciuti. Tra un po' non avremo più neanche il postino, perché la posta arriverà col drone, perché ci verrà capitato che non ci sarà più neanche la parola e la firma che facciamo col postino. Quindi questi qui sono il frutto di sicuramente dei talenti che hanno dato innovazione, ma è anche secondo me un progetto di futuro che guarda soltanto al business e non più alla persona umana. A quel punto qui voi studiosi state cercando di contrastare, per cercare di dire, non so, la classe politica, il dirigente o del genere, invertiamo o spetta soltanto noi alla base cercare di cambiare il nostro vita? Sì, direi risponde e poi lo ringraziamo, ma gli diamo un compito a casa, quello di tenere sotto osservazione. Visto che lui ci ha detto che le cose cambiano in maniera così vorticosa, l'anno prossimo si viene a raccontare com'è cambiata la realtà. Possiamo fare così, perché altrimenti se apriamo il dibattito, vedo nei vostri altri tante di quelle domande che ci hanno fatto. Prego, professore. No, allora tantissime cose interessanti e cerco un po' di unirle. Ciò di cui credo che quasi tutti quelli che sono in questa stanza soffriamo è proprio questo, no? Cioè una logica del consumo, una logica del volere, una logica dell'avere, che sentiamo non essere coerente con i valori, qualunque questi siano, che però per semplicità e unità definisco i valori della persona. La persona non è solamente lavoro per profitto, è anche passione, è contemplazione, è azione non profittevole verso gli altri. Ecco, queste cose qui, i modelli econometrici o finanziari eccentrici, non possono né debbono gestire. Allora, la grande sfida è questa: io non sono contro la tecnologia, ma non ammetto che la tecnologia cambia la vita, perché sono le nostre vite che devono cambiare la tecnologia. E anche sull'immortalità non vi annoiate, perché ci sono degli studi serissimi e super finanziati sulla longevità prediabetica, e tu non puoi pensare a allungare la vita senza prima aver deciso che cosa vuol dire, e se allunghi è ricchio e poveri, e che cosa vuol dire, se vivere di più vuol dire vivere meglio. Allora io l'unica cosa che non posso condividere è che esista un vertice, una base. Siamo tutti nei nostri spazi di tempo e di possibilità a ragionare sul futuro. Quello che è sicuro, e questo cercavo di dire prima, è che rispetto a qualche anno fa ci sono tanti laboratori al mondo che non discutono del futuro dell'economia, ma
cominciano a discutere del futuro delle persone, di cosa significa star bene, di cosa significa stare con gli altri, di che cosa significa la dignità di vita, di che cosa significa, e questa è una buonissima notizia. Punto. Il mondo che ha sempre detto di sviluppo sostenibile, in caso su questo sta ragionando, la sostenibilità sta diventando un tema rilevante, non è ambientale, ma è proprio la ricerca del futuro. Forse la più buona notizia di questi anni è che si comincia non a fare modelli econometrici, ma a capire che se noi ci siamo dimenticati della persona, questo non ci può rendere felici, e che quindi rivendichiamo il diritto, una volta superate le grandi guerre, le grandi fame, le grandi epidemie, finalmente a alzare la sticella e diventare il centro delle attenzioni di tutti. Si tratta di là? Sì, però è anche molto, molto, molto diverso. Grazie a voi. Lo siete non solo con una presenza passiva, ma una presenza attiva, dialogante, e quindi questo vi conforta ancora di più. E poi diciamo che abbiamo la fortuna di avere chi ci anima convenientemente, come il professore di quest'oggi, che ringraziamo ancora di voi. Le persone che vengono lunedì all'aula, che poi tanto che fa di fermata.